Grazie davvero a Donata, grazie a chi ha lavorato in modo appassionato, responsabile, operoso, perché io ho avuto l'opportunità di partecipare come ospite alla Commissione Sviluppo Economico e Lavoro e ho davvero colto una grande opportunità in questo nostro percorso, che è quella innanzitutto di esserci fermati a riflettere, di esserci ascoltati, di esserci convinti che non ha senso far parte di una grande comunità politica come quella del PD se noi non avvertiamo l'impegno e la responsabilità, appunto, come diceva Luca prima, di generare idee per il Trentino, di essere motore di cambiamento per la nostra autonomia. Io sono molto d'accordo anche con alcune parole che ho sentito. C'è il rischio, in un momento di frammentazione sociale, una fase in cui le istituzioni faticano a tenere coeso il territorio, sia quello nazionale, sia quello europeo e anche quello trentino, in qualche modo di cedere a una narrazione statica della nostra autonomia. Immaginare che la si possa valorizzare e difendere con gli occhi un po' rivolti all'indietro. Ecco, io credo che se c'è una forza in Trentino, anche nel centro-sinistra, che può far incamminare l'autonomia verso una prospettiva di innovazione istituzionale, innovazione economica, innovazione sociale, innovazione come nuovo patto di cittadinanza e stimolo alla partecipazione, questo è il Partito Democratico. Quindi questa conferenza ha la responsabilità di avviare, come diceva prima Rinaldo, adesso una grande capacità di irrorare di queste idee il Trentino, di creare e agitare luoghi della discussione e del confronto con le nostre proposte per il governo di questa provincia. Questo è l'impegno che ci attende da qui alla fine di questa legislatura. Io devo parlare della parte provinciale e quindi non salto completamente i livelli intermedi anche dal punto di vista del calendario elettorale. Abbiamo questa responsabilità, dobbiamo farlo perché il Trentino oggi è un Trentino stanco, è un Trentino troppo introspettivo, è un Trentino che fatica ad immaginare di essere una terra di autonomia dove la specialità non sia appunto rendita di posizione, ma sia luogo di incontro di nuovi flussi, flussi di cittadini, flussi di culture, flussi di merci, flussi di informazione. C'era un bellissimo articolo qualche giorno fa di Dario Invito, che vi dico subito, invitato alla fine di ottobre qui in Trentino, che diceva che c'è una nuova geografia economica e sociale dentro il grande tema della globalizzazione, ed è quella geografia che è data dai driver territoriali, dalla capacità, cioè che i territori, nella combinazione di più fattori, una buona scuola, una buona pubblica amministrazione, una buona ricerca, delle buone infrastrutture, possono creare attrazione dei flussi, quindi non essere territori attraversati, ma territori che diventano baricentro di progetti innovativi di sviluppo. Ecco, io credo che questo sia il compito che il Trentino e il PD ha rispetto al Trentino, perché se non lo faremo noi, ho l'impressione che non lo farà nessun altro. Due o tre questioni che attraversano anche i temi programmatici e poi una ultima brevissima considerazione politica. Noi abbiamo da alcuni mesi a questa parte dati sul PIL, dati sul mercato del lavoro che sono in netto miglioramento, direi quasi in stabile e strutturale miglioramento. Però noi non possiamo fermarci a questa lettura statistica, numerica, perché questa crisi che abbiamo un po' alle spalle ha generato nuove aree di esclusione sociale, ha generato nuove disuguaglianze. E la velocità con cui il PIL riprende, che è frutto anche di buone riforme economiche e sociali,
sociali che ha fatto il governo del Partito Democratico a livello nazionale, hanno comunque lasciato indietro, rischiano di lasciare indietro molte persone, molte aree che sono poco nominate. Ecco, da questo punto di vista io credo che una delle grandi questioni che ci coinvolge, che coinvolge una sinistra moderna, una sinistra riformista, una sinistra che non ha vergogna di usare questo nome, di mettere al centro la priorità del lavoro, la priorità di un welfare che sia protezione sociale, ma che sia anche, mi raccomando, mobilità sociale. Perché a me non piace tanto quest'idea, che è tipica anche di una parte della cultura di questo territorio, per cui ai poveri dobbiamo dare la carità, dobbiamo farli stare nella loro dimensione, cristallizzarli nella loro, diciamo, debolezza e accettare questa idea di stratificazione sociale. Nel nostro piccolo, l'assegno unico provinciale, che forse è una delle cose su cui abbiamo lavorato di più, investe su un altro concetto. La protezione sociale è il presupposto per creare la mobilità sociale, per cui le persone che rischiano di essere escluse dallo sviluppo futuro di un'economia che sarà comunque più selettiva, devono essere aiutate a rimettersi in discussione, devono essere anche molto responsabilizzate, ma bisogna ritornare a fare un patto tra il lavoro e lo sviluppo affinché non ci siano aree verso le quali noi ci accontentiamo di fare, ripeto, un po' di carità. L'altro tema che volevo affrontare è quello della riforma della pubblica amministrazione. Guardate, è un tema cruciale. Noi non possiamo pensare che il Trentino non usi l'autonomia, questo straordinario strumento che ci consente di avere spazi anche di creatività, dovrebbe quantomeno così essere, per avere il coraggio di dire che serve una rivoluzione copernicana della macchina pubblica. Quello che è accaduto sul NOF, quello che è accaduto sulla manifattura, quello che è accaduto su alcune infrastrutture, non è un caso. È il livello della febbre che ha raggiunto un sistema che si sta attorcigliando. Noi dobbiamo investire molto su questa partita e anche qui non abbiamo il timore di dire che appartiene anche a una forza come la nostra la capacità di mettere in discussione le incrostazioni di un sistema che non può sentirsi fuori dal cambiamento. Non possiamo chiedere alle imprese di innovare, ai giovani di studiare, al welfare di essere più generativo, però c'è una parte, c'è una zona franca in Italia e in Trentino che è l'apparato pubblico. Non dobbiamo avere il coraggio di premiare i talenti, la meritocrazia, quello che volete, ma anche di mettere in discussione quello che non funziona. E per esempio sul tema delle grandi infrastrutture io credo che creare un alto polo di specializzazione interdisciplinare sia assolutamente indispensabile, perché tenere ferme risorse che attardano il processo di modernizzazione del Trentino non è una cosa che ci serve ed è una cosa che ci porta fuori da quei flussi di attrattività che dicevo prima. C'è il tema della politica economica. Io credo che abbiamo fatto molto in questa strada, siamo riusciti a cambiare il paradigma. Una politica meno di incentivazione a selettiva e abbiamo puntato su alcuni driver per lo sviluppo, l'innovazione, le filiere, Le grandi questioni che riguardano in particolare una politica fiscale che consenta alle imprese che hanno maggiori qualità di emergere, una grande sfida, la rigenerazione del nostro tessuto imprenditoriale puntando sui giovani e sulla nuova impresa, sull'occupazione delle donne anche attraverso una grande sfida che è quella della auto-occupazione. Io credo che su queste strade noi dobbiamo assolutamente proseguire. C'è un'altra questione, l'ultima prima di arrivare a un dato politico, la questione di cui mi sono occupato molto, la questione del lavoro. Noi abbiamo fatto un piano di politica del lavoro che è molto molto avanti rispetto anche alle sfide che il governo nazionale si è dato, ma già in questi anni abbiamo capito come questo è un terreno su cui non ci si può mai fermare, è un costante magma in movimento. Nuove povertà, nuove esclusioni stanno venendo avanti. Pensate cos'era la cassa integrazione straordinaria 3 anni fa, no? Era lo strumento di garanzia delle crisi industriali. Oggi è già superato, dobbiamo invece investire sulle politiche attive, su un nuovo patto tra i fabbisogni produttivi che esprime un territorio e le politiche del lavoro che iniziano nella scuola, con forti investimento nelle curvature professionali. Dobbiamo fare incrociare domande e offerte non attraverso solo l'apparato pubblico,
mobilitando una rete che crea sostanzialmente sinergia e asimmetria tra i nuovi lavori e il tema dell'accorciamento della vita dei lavori rispetto all'allungamento della vita dei lavoratori. E quindi politiche attive, quindi il fondo di solidarietà territoriale. Presenteremo in occasione della manovra di bilancio anche una nuova forma per il reddito di attivazione, avendo cura soprattutto di guardare alle aree deboli del sistema, che oggi sono i giovani, le donne e anche i lavoratori senior, ai quali noi non possiamo far pagare il prezzo di una innovazione che certo genera sviluppo, tecnologia, ma lascia indietro pezzi interi di umanità. Io dico una cosa, il diritto alla formazione mentre si lavora dovrebbe essere sancito come le migliori esperienze europee dentro i contratti secondari e integrativi. È giusto che un lavoratore non sia lasciato lì a fare la stessa cosa per tutta la vita e poi se un'azienda chiude nessuno si occupa più di lui. Aiutiamolo a cambiare mentre cambia la società. Questa è una grande sfida di welfare, di politica del lavoro che riguarda sicuramente una forza come la nostra. Un'ultima considerazione, che è di tipo politico, e che mi è un po' così sovvenuta leggendo questa mattina il giornale. Prima considerazione. Il Partito Democratico nasce in Italia e in Trentino per cercare di raccogliere, fertilizzare, rigenerare, rilanciare le grandi culture popolari e riformiste che hanno costituito la stagione migliore di questo paese e soprattutto l'anomalia, la specificità del centro-sinistra trentino. Noi per primi sappiamo quindi che è chiaro che non siamo autosufficienti per governare il Trentino dei prossimi anni. Ma la domanda è, ma c'è qualcuno che è autosufficiente forse? No, dico, ma il PAT è autosufficiente? No, dico, l'UPT da sola è autosufficiente? Nessuno è autosufficiente. Ora vi prego, non siamo il limite e la consapevolezza della nostra autosufficienza per escluderci, ok? Per escluderci, per autoescluderci, perché noi abbiamo una responsabilità, care amiche e cari amici, noi abbiamo una responsabilità, io quello dico senza paura, noi abbiamo una responsabilità di andarla a guidare questa provincia, non c'è niente da fare. Successo, no, che non ce l'abbiamo fatta, ma guai se chi perde questa spinta, questo coraggio, questa consapevolezza. Il centro-sinistra senza il PD non è centro-sinistra. Quindi questa idea che noi non siamo autosufficienti lo sappiamo, dobbiamo coltivare relazioni, costruire un campo più largo a partire da un rapporto cooperativo forte, certamente con chi più di noi qui in Trentino può mettere assieme quella cultura progressista e riformista, ma sia chiaro che siccome anche gli altri da soli non ce la fanno, noi dobbiamo riuscire a fare il primo passo verso una nuova coalizione, un nuovo centro-sinistra. E un'altra cosetta, il tema del territorio. Oggi leggevo una cosa, serve una forte delegazione parlamentare a Roma, perché l'autonomia si governa, si difende, scusami, a Roma e si amministra il Trentino. Mi va bene, lo diceva anche qualcun altro prima, l'importante è che non significhi che noi andiamo a Roma e che qui governano gli altri, giusto? Perché non mi sembra questa una regola da accettare preventivamente. Noi siamo in grado e lo conosciamo il territorio del Trentino, perché fare politiche sul lavoro in Trentino, fare politiche sul welfare in Trentino, fare politiche sulla sanità in Trentino, fare politiche sulla ricerca in Trentino, fare politiche sullo sviluppo in Trentino, significa che noi lo conosciamo questo territorio. Forse dobbiamo impegnarci un po' di più ad entrare in quelle reti fitte di cui si ricordava, a cui faceva riferimento prima
Rinaldo Maffei. Ma io non accetto l'equazione che noi mandiamo i parlamentari a Roma, parte poi non è neanche vero perché lo vogliono un sacco che gli altri non parlano di più, no? Questa logica. E lasciamo che i partiti territoriali governino il Trentino. No, io questo è uno schema che non accetto, perché noi siamo il Partito Democratico, abbiamo una grande cultura che ci porta a guardare a nord, a sud, ad est e a ovest, ma abbiamo le idee, l'entusiasmo, la passione e la classe dirigente anche per governare il Trentino. E vi prego, poi magari vediamo come va a finire, ma non ci dobbiamo assolutamente rinunciare noi a questa sfida.